Da modalità di movimento possiamo gestire la nostra animazione, ovvero decidere come i frame o i livelli verranno prelevati dall'immagine sorgente, sia essa una serie di frame o immagine multilivello. Le modalità di movimento sono 12. Le prime 6 gestiscono le immagini multilivello, le altre 6 gestiscono invece la serie di frame. Sono uguali per entrambi, per cui mi limiterò a spiegarvi le prime 6 che riguardano le immagini multilivello. Per ciclo continuo si intende che praticamente i livelli verranno inseriti dal basso verso l'alto. Invece per ciclo continuo inverso significa che verranno inseriti dall'alto verso il basso, ovvero verrà inserito per prima la C, poi la B, poi la A, e così di continuo. Invece, per uno alla volta, significa che verrà inserito comunque dal basso verso l'alto tutti i livelli presenti, fino una sola volta, fino alla C. Poi verrà in prosecuzione inserita, per i frame che stiamo gestendo, l'ultimo livello. Idem con uno alla volta invertito, verranno inseriti dall'alto verso il basso una sola volta e poi l'ultimo livello verrà inserito in tutti i restanti frame che stiamo gestendo. Ping pong significa praticamente che vanno inseriti partendo dalla A, vanno inseriti dal basso verso in alto e viceversa. Praticamente una specie di ping pong, proprio come dice il nome stesso. Invece, se scegliamo nessuna, per tutti i frame che già stiamo gestendo, verrà inserito solamente lì il livello che abbiamo selezionato nell'immagine sorgente, ovvero solamente la, in questo caso solamente la.